Ecco la notizia che non ci aspettavamo. Dopo 15 anni finalmente arriva il terzo capitolo di una delle trilogie cinematografiche italiane più amate di sempre, Bentornati al Sud. Chi di noi non ha visto i primi due film? Sono forse le commedie che mi hanno fatto ridere di più quando ero bambino. Mi ricordo ancora dell'iconica scena dell'arrivo a Napoli da parte della famiglia di Alberto. Purtroppo trama e cast sono top secret, ma abbiamo la conferma della presenza ancora una volta di Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il ritorno a Castellabate è cosa certa. Ma cosa si saranno inventati i due comici questa volta? Diteci nei commenti, a voi è piaciuto di più il primo film, Benvenuti al Sud, oppure il secondo, Benvenuti al Nord? Seguiteci per altri aggiornamenti. Mark Ruffalo svelerà il suo lato oscuro. L'attore che prossimamente uscirà al cinema con Povere Creature è attualmente impegnato anche in Mickey 17. Il prossimo film del regista Bong Joon-ho, premio Oscar per Parasite, vedrà Robert Pattinson protagonista e Ruffalo come spietato villain. La pellicola narrerà la storia di un impiegato sacrificabile, ossia Pattinson, mandato in una spedizione mirata a colonizzare un nuovo mondo. Se quest'ultimo però muore, viene rigenerato in un nuovo corpo, con la maggior parte dei suoi ricordi intatti, una sorta di clone. Mark Ruffalo sarà il crudele comandante della spedizione, senza nessuno scrupolo e con un solo obiettivo in testa. Come svelato qualche giorno fa però, Mickey 17 è stato momentaneamente cancellato dal listino Warner Bros. Perciò siamo in attesa di sapere la nuova data d'uscita. Ma secondo voi sarà un nuovo film da Oscar dopo Parasite? I Cesaroni 7 è realtà. Dopo ben 12 anni di assenza, la famiglia più amata d'Italia è pronta per tornare a Roma e regalarci nuove avventure, emozioni e molte risate. I Cesaroni sono più di una semplice serie, sono un pezzo dell'infanzia e dell'adolescenza di tutti noi. E ora torneranno a riunirci davanti alla TV come una volta. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno di quest'anno, mentre l'uscita in via ufficiosa sarebbe per inizio 2025. A quanto pare le uniche attrici che non torneranno nel cast originale sono Alessandra Mastronardi e Elena Sofia Ricci. Ma ora diteci qual è il vostro personaggio preferito e non dimenticate di seguirci per altri aggiornamenti. Preparatevi perché Top Gun 3 è in arrivo. A fianco a Tom Cruise troveremo nuovamente Miles Teller e Glenn Powell. Da quello che sappiamo, le riprese dovrebbero cominciare una volta terminato Mission Impossible 8, attualmente in fase di produzione. Tom per recitare e produrre film con la Warner. Ma secondo voi sarà all'altezza dei precedenti capitoli? Seguiteci per altri aggiornamenti.